Maresciallo Fringuello, qui si ricordano due sportivi, due uomini dello Stato. Lei è stato il maestro, si può dire, di Costantino Camera, che è ricordato da tutti per le sue passioni, per lo sport e anche per il suo impegno con la divisa. Certo, io ho conosciuto Costantino Camera, che lui aveva, sì e no, 18 anni, anzi non le aveva, tanto che quando è arrivato al nostro reparto investigativo io già avevo, che ero il vice comandante praticamente, e portavamo io Costantino come passeggero, perché era un bambino proprio con questi capelli ricci e è cresciuto con noi. Io poi sono diventato il suo comandante in un secondo tempo, per me era mio figlio, e quindi oggi lo ricordiamo veramente con il cuore. Lo ricordate anche attraverso le sue passioni, no? Quelle dello sport. Lui era un grande sportivo e un grande appassionato di moto d'epoca, che a volte lo sfottevamo anche un po', ma lui col suo fare sornione, no, dava una scrollata di testa e quella era la sua risposta. Era veramente un gran bravo ragazzo. Io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo evento organizzato dagli amici di mio marito, voluto fortemente da Roberto Gnagnetti, che purtroppo non è con noi, e ringrazio veramente tutti di cuore per l'affetto dimostrato nel corso di questo quasi anno a me e a mia figlia, una vicinanza che non è solamente presenza a fianco a noi, ma è una vicinanza di cuore, veramente, come hanno scritto i ragazzi, hanno voluto chiamare questa manifestazione Costantino nel cuore, perché è esattamente così. Io sento Costantino vicino, così come lo sentono tutti gli altri che hanno voluto fortemente questa cosa. E ringrazio tutti quelli che sono potuti venire, quelli che per impegni non hanno potuto partecipare ma avrebbero voluto comunque essere presenti. Sono veramente felice di questa manifestazione, orgogliosa del fatto che tante persone abbiano voluto ricordare Costantino e Roberto. Un regista bravo forse non sarebbe riuscito a organizzare una cosa che ha creato mille emozioni in chi era presente e in chi ha vissuto questa giornata in una maniera speciale. Sì, colleghi, amici, è il momento per incontrarci tra amici e ricordarli le passioni, quella passione che avevano tutti e due del calcio, di stare assieme. Ecco. Oltre i grandi ci sarà anche una partita per bambini, che sono amici di Roberto e di Costantino, perché avevano anche questa opportunità di essere degli istruttori di sport. Esatto, soprattutto Roberto, che era un allenatore ben riconosciuto nel mondo del calcio, Costantino lo stesso, anche lui di grande passione. Abbiamo pensato ai bambini così come segnale per il futuro, per le nuove generazioni.